Immaginate di vivere in un mondo in cui le persone sanno fare l'addizione, ma non sanno fare la sottrazione. Quindi se dite 5 più 3, 8, nessun problema. Se gli date un 5 e gli date un 8, non sanno, non capiscono che bisogna aggiungere 3 per arrivare a 8. 3 è un po' un numero segreto. Innanzitutto, come funzionano i messaggi in digitale? I messaggi in digitale funzionano che ogni numero viene associato una lettera. Vogliamo inviare la lettera A, daremo il numero 0, la lettera B il numero 1, adesso sto inventando. Quindi se vogliamo dare il messaggio HA, diremo 8-0. Adesso però vogliamo che qualcuno ci scriva un messaggio e che nessuno possa leggere questo messaggio se non noi. In realtà con quello che abbiamo detto non è molto difficile. Se siamo in un mondo in cui la gente non sa fare le sottrazioni, immaginiamo che questa persona ci voglia inviare il numero 8. Noi gli diamo un numero, 7, e gli diciamo, per piacere, quando ci invii il messaggio, aggiungi sempre 7 al numero che mi stai inviando. Quindi se mi vuole inviare il numero 8, farà 8 e 7, 15. In realtà a questo punto il problema ce l'ho io, perché non so tornare indietro, abbiamo detto, no? Non so fare 15 meno 7 per ottenere 8. Come faccio? Se noi associamo a ogni lettera un numero, vuol dire che utilizzeremo un numero limitato, no? Non abbiamo un numero infinito di lettere. Adesso immaginiamo di avere un alfabeto di 12 lettere, quindi utilizzeremo i numeri da 1 a 12. Dico da 1 a 12 perché ci immaginiamo un orologio, ok? Adesso, in questa maniera, se i numeri sono solamente 12 e li rappresento su un orologio, posso utilizzare un trucco per comunicare in maniera criptata. Allora, stesso gioco di prima, il mio interlocutore mi vuole inviare il numero 8, gli faccio aggiungere 7, 15, ma lo metto su un orologio. Quindi il mio interlocutore, invece di 15, mi invierà 12 più 3, 15, mi invierà 3, mi invia il numero 3. Io ho un asso nella manica. Io non so fare, neanche io so fare le sottrazioni, ma so 5 più 7 fa 12. A questo punto farò 3 più 5 e otterrò 8, no? Ritorno da capo. Solamente utilizzando l'addizione sono ritornato al mio numero originale. Siccome nessuno può sottrarre, nemmeno io posso sottrarre 7, io ci aggiungo 5 e scopro che il mio interlocutore mi ha inviato un 8. Ecco perché funziona nella realtà questo trucco. Perché ho parlato di sottrazioni, ma nella realtà si parla di fattorizzazione e ci si basa sulla impossibilità dei calcolatori moderni, nonché delle persone, di fattorizzare grandi numeri. Se io vi dico 12, come si fattorizza 12? 3 per 4. Se vi dico 1728, non lo so, sappiamo che sicuramente c'è un 4, ma insomma non lo sappiamo fattorizzare. Più grande il numero, quindi più sicura è la crittografia. Tant'è vero che per quelli che utilizzavano sistemi crittografici negli anni 90 si utilizzavano 128, mi sembra 128 bit, quindi numeri a 128 bit. Adesso si lavora tranquillamente con 512 bit, 1024, sono numeri enormi. La matematica in realtà è la cosa più pratica che esista. Non esiste nulla di più pratico della matematica. La matematica è stata inventata per fare i conti, del grano, per la sopravvivenza dell'intera specie. Cioè noi senza la matematica non sopravviveremmo come specie.